arresti a Terni per la vendita del castello di San Girolamo sono tecnici della Curia e del Comune di Narni ed erano indagati da tempo. Buon pomeriggio a tutti voi, ben arrivati al TGR dell'Umbria. Dunque, bufera sulla Curia di Terni dopo l'inchiesta della Procura per il buco da 20 milioni di euro. Tre persone sono finite in manette per la vendita del castello di San Girolamo. Due ex dirigenti della Curia e un funzionario del Comune di Narni. Secondo gli inquirenti, l'asta per la vendita dell'immobile sarebbe stata truccata. Tra le accuse anche l'associazione per delinquere. Sentiamo Gigi Scardocci. Un'infinità di operazioni immobiliari legate a beni della Curia Ternana che in pochi anni sono passati a società di due ex dirigenti tecnico-amministrativo della diocesi stessa. Operazioni che hanno determinato un buco di oltre 20 milioni di euro alla Curia Ternana. Indagine delicatissima della Procura della Repubblica che questa mattina ha scatenato un vero e proprio terremoto in città con quelli che sembrano soltanto i primi arresti. In carcere, su decisione del GIP Panariello, l'ex direttore tecnico dell'Economato della Curia Diocesana, Luca Galletti, l'ex direttore amministrativo, Paolo Zappelli, e il responsabile del settore urbanistica del Comune di Narni, l'architetto Antonio Zitti. Sono accusati di associazione a delinquere insieme al notaio narnese Gianluca Pasqualini, indagato a piede libero ma interdetto dalla professione per due mesi. La vicenda è legata al castello San Girolamo di Narni, acquistato dall'Istituto per il sostentamento del clero a poco meno di 2 milioni di euro da una società guidata da Zappelli e Galletti. Quest'ultimo, in quel momento, era anche presidente dell'istituto stesso. Il castello di San Girolamo, ora posto sotto sequestro, è stato messo in vendita oggi per una cifra che tocca i 6 milioni di euro. Le indagini del sostituto procuratore Elisabetta Massini, che ha coordinato la squadra mobile di Terni e il nucleo speciale di polizia valutaria della finanza, avrebbero fatto emergere elementi tali da considerare come truccata l'asta per la vendita del bene. L'inchiesta è partita da alcuni mesi e concentra l'attenzione della gestione tecnico-amministrativa dell'Istituto per il sostentamento del clero, quando vescovo di Terni era Monsignor Vincenzo Paglia. Gli inquirenti sottolineano la piena collaborazione alle indagini da parte dell'attuale amministratore apostolico, Monsignor Ernesto Vecchi. Fin qui dunque la cronaca delle ultime ore, adesso ricostruiamo la vicenda. L'inchiesta era partita lo scorso marzo con l'invio di alcuni avvisi di garanzia. Allora vediamo con Minolo Russo. Il personaggio chiave dell'inchiesta condotta dal PM di Terni Elisabetta Massini è Luca Galletti, ex direttore dell'ufficio tecnico della Curia di Terni Narnia Media e presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, uomo di fiducia di Monsignor Vincenzo Paglia e al centro di una serie di operazioni finite sotto la lente di ingrandimento della Procura ternana retta da Cesare Martellino. Le presunte irregolarità nella gara per la vendita all'asta del castello di San Girolamo a Narni non sono altro che le prime contestazioni formulate a Galletti, il quale probabilmente dovrà ora chiarire ai magistrati il suo ruolo all'interno della Curia Ternana e quello svolto in alcuni affari condotti per conto della Curia stessa, servendosi di decine di società. Dallo scorso marzo, da quando cioè ha preso avvio l'inchiesta con l'invio di alcuni avvisi di garanzia, tra i destinatari figura anche l'ex sindaco di Narni, Stefano Bigaroni, si parla di diversi filoni aperti, tra i quali l'acquisto della villa dell'imprenditore Antonio Cassetta, la vicenda dell'ex convento delle Orsoline a Terni, quella del complesso di Santa Monica di Amelia. L'amministratore apostolico, Monsignor Ernesto Vecchi, segue da mesi in silenzio la vicenda, solo brevi accenni. Dobbiamo uscire da una precarietà economica e pastorale, ha affermato, e una rivoluzione interna che ha portato volti nuovi negli incarichi diocesani, dove si parla di debiti contratti con le banche per svariati milioni di euro. Devo dire che non lo sapevo, ma non sono troppo sorpreso, so che problemi ce ne sono stati, era nell'aria e questa la reazione di Monsignor Ernesto Vecchi, vescovo e amministratore apostolico della diocesi di Terni su questa vicenda. Sapevo che queste persone, aggiunto Vecchi all'Ansa, erano sotto tiro della magistratura ed evidentemente le indagini sono arrivate a qualche conclusione. Beni della Curia passati a due società private, tre arresti a Terni per l'indagine sul buco nel bilancio da 20 milioni di euro truccata all'asta per il San Girolamo.
Buonasera dal TGR dell'Umbria. In primo piano dunque la bufera che si è abbattuta sulla curia di Terni con l'arresto di 3 persone dopo gli avvisi di garanzia che erano arrivati nel marzo scorso. Sotto la lente molteplici operazioni immobiliari che avrebbero determinato un buco di oltre 20 milioni di euro. La vicenda è legata all'assegnazione del castello San Girolamo di Narni. Il servizio di Gigi Scardocci. Con mezzi fraudolenti, atti ideologicamente falsi e illeciti, comunicazioni tardive e proroghe richieste d'arte, è stata consentita l'assegnazione del castello di San Girolamo di Narni ad una società immobiliare che non aveva i requisiti richiesti dal bando. Nasce da questo accertamento tutta l'inchiesta che questa mattina ha portato in carcere, su decisione del GIP Panariello, l'ex direttore tecnico dell'economato della Curia diocesana Luca Galletti, l'ex direttore amministrativo Paolo Zappelli e il responsabile del settore urbanistica del comune di Narni, l'architetto Antonio Zitti. Sono accusati di associazione a delinquere insieme al notaio narnese Gianluca Pasqualini, indagato a piede libero ma interdetto dalla professione per 2 mesi. La squadra mobile di Terni, coordinata da Francesco Petitti, e il nucleo speciale di Polizia Valutaria della Finanza di Roma hanno lavorato in gran silenzio per venire a capo di società simili a scatole cinesi, con un'unica caratteristica, tutte vuote di denaro e tutte guidate da amministratori della Curia, dimessisi dopo l'avvio dell'inchiesta. Avrebbero gestito un'infinità di operazioni immobiliari legate ai beni della diocesi ternana, che in pochi anni sono passati a società dei 2 ex dirigenti tecnico-amministrativo. Operazioni che, secondo l'accusa, avrebbero determinato un buco di oltre 20 milioni di euro alla Curia Ternana. Il castello di San Girolamo, ora posto sotto sequestro, è stato acquistato anche con fondi dell'Istituto per il Sostentamento del Clero per circa 2 milioni di euro. Ora è stato messo in vendita per una cifra che tocca i 6 milioni. Le indagini del sostituto procuratore Elisabetta Massini avrebbero fatto emergere elementi tali da giudicare truccata l'asta per la vendita del bene. Nel marzo scorso le indagini sulla compravendita del castello narnese avevano indotto la procura a inviare 7 avvisi di garanzia ad altrettante persone, incluse le 3 per cui ora sono scattati gli arresti. Le indagini sul vorticoso buco in bilancio e alle contestate vendite dei beni fanno riferimento al periodo in cui la diocesi è stata guidata da Monsignor Vincenzo Paglia. Gli inquirenti sottolineano la piena collaborazione alle indagini da parte dell'attuale amministratore apostolico Monsignor Ernesto Vecchi.